Ciao a tutte ragazze, brevissimo video per mostrarvi gli smalti Laila Gel Effect che ho acquistato ieri insieme alla rivista Tu Stile per 1 euro. Gli smalti Laila Gel Effect erano disponibili in 3 colorazioni, io le ho trovate tutte e tre e quindi me li sono accaparrati tutti e sono quelli che vedete inquadrati e che ho già applicato qua e là sulle mie unghie. Partendo dal primo, che forse è quello che mi piace più di tutti, reca il numero 17 nella parte posteriore della confezione. Ed è quello che ho applicato su queste 2 unghie che vedete inquadrate. In quanto ho fatto praticamente la mano destra tutta rossa con il colore più scuro sull'anulare, mentre la mano sinistra tutta scura più il colore chiaro sull'anulare. Allora, parlando del rosso, è secondo me il più bello di tutti e 3 i colori. Come vedete è un rosso molto intenso e lucido. L'ho passato in 2 strati, come sempre, ed è molto facile anche nell'applicazione, per cui mi piace tanto. Per quanto riguarda l'altro colore, è questo qua scuro, reca il numero 35 sulla confezione e una volta applicato è ancora più scuro, per cui come vedete è quasi marrone. Spero si veda, lo appoggiamo qua, vedete? È quasi marrone e in confronto al rosso è così più scuro. Questo colore è bellissimo, però è di difficile stesura. Io ho trovato che di quei colori che lascia in pratica la parte centrale quando passate col pennello, senza colore. Se osservate bene si capisce, si vede al centro un alone più chiaro della pennellata, per cui è una texture peggiore rispetto al precedente. Infine c'è il colore più chiaro che reca sulla confezione il numero 36, spero che si riesca a inquadrare perché è chiarissimo, ed è questo rosa quasi trasparente che ho applicato sull'anulare sinistro e che vedete inquadrato. È un colore che non mi piace più di tanto perché è troppo chiaro per me, però l'ho acquistato lo stesso in quanto è utile se volessi fare una French manicure, in quanto basta ripassare col bianco la lunetta e si capisce subito che ho ottenuto una French, per cui fa sempre comodo, poi per 1 euro mi sembrava veramente molto poco, compresa la rivista. Per cui ragazzi, fatemi sapere se anche voi avete approfittato dell'acquisto della rivista con lo smalto e quali colori avete acquistato. Vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!